Nella seduta di oggi del Consiglio Comunale, spazio al regolamento sulla istituzione del registro amministrativo delle unioni civili. La proposta presentata dagli assessori alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli e dall'anagrafe Bernardino Tuccillo è stata approvata e pertanto il registro sarà istituito presso il servizio anagrafe del Comune e non avrà alcuna interferenza o relazione con i registri anagrafici e di stato civile, né alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile. Gli interessati sono coloro i quali affidano i propri progetti di vita e di convivenza, come le unioni civili o le unioni di fatto, a forme diverse rispetto a quella della famiglia tradizionale. Abbiamo voluto ricordare le vittime omosessuali del nazismo, dei campi di concentramento nazisti, che erano marchiate appunto con un triangolo rosa e gli omosessuali, i gay, mentre invece le donne lesbiche venivano marchiate con un triangolo nero, mentre invece i gay ebrei con una stella gialla. Quindi questo riferimento così forte per il registro delle unioni civili è un invito affinché anche lo Stato nazionale prenda in considerazione, così come pure il Consiglio d'Europa ci ha indicato, la possibilità di disciplinare queste unioni che non sono affatto disciplinate a livello statale. Esse rappresentano una disciplina per quanto riguarda l'ambito prettamente amministrativo dell'ente comunale, per quanto concerne la concessione di benefici come ad esempio la partecipazione a bandi pubblici per l'assegnazione di case popolari o quant'altro il Comune di Napoli possa prevedere per le famiglie e per le unioni di fatto. Non ho nessuna pregiudiziale sull'atto, io per mia cultura provengo da un'esperienza di un partito laico, quindi sono perché lo Stato e le sue articolazioni rimangano laiche rispetto ad alcuni temi etici, fra cui l'istituzione delle unioni civili. Problema che voglio ricordare è che, così come il Cardinale ha anche espresso in alcune circostanze, Napoli non credo abbia la priorità del registro delle unioni civili, fermo restando di essere io personalmente contro ogni forma di discriminazione e per la massima libertà degli individui, atteso che non deve pregiudicare la libertà degli altri. È una pagina molto importante, registri unioni civili, coppie di fatto, un messaggio importante dalla città che è culla della civiltà giuridica in attuazione dell'articolo 3, l'uguaglianza ai cittadini, diritti e doveri per tutti, anche chi sceglie di unirsi in modo diverso rispetto alla maggioranza dei cittadini. Credo che oggi si stia scrivendo una pagina storica che porteremo in tutto il paese.